caratteristica che conoscono. Allora, credo che in questo caso il terzo settore e le istituzioni possano prestarsi esattamente a questo. Io ho apprezzato le parole dell'assessore, perché in sostanza sono in linea con quanto tutto la ritiene opportuno in questo momento fare, ovviamente anche con quanto il nostro Dipartimento sta promuovendo. Noi sono molti anni che oramai ci siamo incamminati su questa strada, che è una strada a volte complessa, cioè quello del rapporto appunto con la città, col territorio, con le organizzazioni professionali, con le istituzioni, con i gruppi di volontariato che sono impegnati nel sociale. Però è anche una strada di grande fascino. Il diritto dà la regola, la norma, che poi va mediata continuamente con la realtà concreta. Quindi ben venga questa sinergia. I centri di formazione appunto non sono soltanto quelli di studio, sono anche di studio, ma di formazione. Per formazione noi intendiamo quella professionale, ma anche quella dei cittadini, che poi in qualche modo, secondo la loro professione, secondo le loro inclinazioni e predisposizioni, incidono anche sul cambiamento che avviene poi nelle nostre comunità e nella nostra società. Credo che sia una giornata importante in cui dei mondi si conoscono, ma che non collaborano sempre, invece si incontrano su un tema fondamentale, che è quello del terzo settore, quindi del sociale, della ricaduta che c'è nella vita di ognuno di noi a tutti i livelli. Forse è un riconoscersi anche delle competenze e dei ruoli fondamentali che richiedono però una sinergia che possa guardare quindi a degli obiettivi da raggiungere, obiettivi comuni. L'incontro di oggi affronta una tematica importante sulla quale si registra un intervento del legislatore che ha inteso sistemare la complessiva materia del terzo settore. Ci sono moltissimi elementi di riflessione che naturalmente emergeranno dai contributi nell'incontro medesimo, e possiamo forse partire da un dato iniziale, che è quello che la normativa di cui si discute è una normativa che espressamente si richiama a principi di sistema costituzionale e richiama i valori della Costituzione. Basta leggere la parte iniziale di questa disciplina per cogliere questo dato, perché ci si rifà agli articoli che sono quelli inseriti nella parte dei principi fondamentali, e poi tende, e questo è un dato molto importante, tende a mettere insieme le competenze dello Stato e le competenze degli enti locali. L'incontro oggi è finalizzato a fare, come dire, un'analisi a raggio molto ampio del nuovo codice del terzo settore, in cui ci sono delle affermazioni molto interessanti, sia di principio, sia diciamo nella individuazione poi delle linee della disciplina dei singoli settori che appartengono al mondo del volontariato, del no profit, e questo ha richiesto l'organizzazione di un incontro che vedesse la partecipazione di soggetti istituzionali, di attori del settore interessato e ovviamente dei studiosi che insieme possano riuscire a contribuire, a dare una chiave di lettura di queste novità e anche degli approdi possibili.